Buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio a tutti cari amici, ben ritrovati qui sul canale. Vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, condividete, commentate, un po' quello che volete. Allora, siamo a martedì. Siamo a martedì e ogni giorno, sempre ogni giorno, ogni volta, ogni qualvolta si arriva in questo stato di forma, in questi periodi dove i risultati non ci sono, dove francamente siamo una squadra allo scatafascio più totale, ogni giorno escono cose nuove. Oggi leggevo e oggi vedevo addirittura casi montati perché la fascia di capitano non è andata. Una volta uscito Calabria nel derby, non è andata al braccio di Teo, che è il vice capitano, è andata sul braccio di Kier. Quindi praticamente fanno ogni qualsiasi cosa esce, cioè diventa un caso nel Milan. Sempre così, è da sempre così, lo sappiamo. Anzi, colgo l'occasione, tra l'altro, colgo l'occasione per fare così con la manina a Nicolo Zaniolo. Ciao Zaniolo, che aveva dato il suo benestare, andava a venire al Milan. Il Milan era così. Qualcuno è andato lì e ha detto: oh, ehi, qualcuno gli ha fatto così alla spalla. Ehi, c'è Zaniolo che vuole. Mi stare. Mi ha fatto così, gli hanno fatto alla spalla. Ehi, c'è Zaniolo che vuole venire al Milan. Fammi dormire. Quindi anche Zaniolo piuttosto va in Turchia. Giusto che sia così. Giusto che sia così. Qui però manca chiarezza. La chiarezza che tutti i tifosi, tutti chiedono la chiarezza verso perlomeno i tifosi, perché mercato ali tarpate, infortuni, chiarezza zero, rinnovo di Leao, chiarezza zero. Ragazzi, non ne possiamo più, cioè non ne possiamo più. Chiarezza, ci vuole chiarezza. Adesso voglio fare una domanda a Scaroni. Scaroni, tu avevi detto non vi preoccupate, Maignan per il Tottenham è sicuro in campo. Le ultime indiscrezioni dicono che salterà anche la gara col Tottenham. E adesso cosa facciamo, Scaroni? Scaroni, visto che parli, appena prendi in mano quel cazzo di microfono. Lo stadio, lo stadio, lo stadio. Lo stadio, lo stadio, lo stadio, lo stadio. Lo stadio, non ce ne fotte un cazzo dello stadio! Ai milanisti dello stadio non gliene fotte un cazzo in questo momento! Parla di campo! Dei giocatori, cazzo! Questo è da settembre che è fuori. Che cazzo dobbiamo fare per togliere quel deficiente da in mezzo alla porta? Quanto dobbiamo aspettare ancora? Adesso che siamo sesti? E Bennacer era una lesione piccolina così, adesso sta fuori anche col Tottenham? Oh! Imparate a parlare ai tifosi, che sono quelli che vi riempiono lo stadio! Nonostante li trattate sempre di merda! Sempre! Imparate a parlargli a sti tifosi, cazzo. Non volevo fare un video, ma mi è venuto il nervoso cioè, mentre parlavo di Scaroni. Perché a me Scaroni sta qua proprio, sta qua. Non lo posso vedere, Scaroni. Non lo posso vedere. E parla sempre di sto cazzo di stadio. E poi gli ha detto: col Tottenham di sicuro Maignan ci sarà. Sto cazzo! E invece non sarà così. Bennacer, lesioncina piccolina piccolina, e adesso starà fuori col Torino, e poi starà fuori col Tottenham. Basta! Che cazzo dobbiamo fare ancora per cacciare via sti cazzo di mongoloidi di preparatori? Ogni volta ci mancano 3-4 titolari, ogni cazzo di partita da 3 anni, oh! E che cazzo? E dobbiamo subirci Messias e Krunic mezzali? Messias e Krunic mezzali. Allora, il mercato non ci comprate un cazzo di nessuno. Il rinnovo di Leao, bello che se n'è andato a fare in culo. E sugli infortuni non c'è chiarezza. Cioè, perlomeno ai tifosi, a noi. Perlomeno a noi ce lo dovete. Voi ce lo dovete. Un tifoso del Milan la pretende la chiarezza. La pretende. Ogni volta, Bennacer, settimana scorsa neanche giocava. Si è allenato, ha avuto una lesione. E tutti a minimizzare, no, ma ci sarà la prossima, no, ci sarà la prossima, adesso salta il Torino e il Tottenham. E senza Bennacer non esiste Milan, senza Bennacer e Leao non esiste Milan. Leao è il più forte giocatore che c'hai, Bennacer, se togli Bennacer a sto centrocampo, siamo nella merda.
E mai nessuno che dice qualcosa, mai, oh, mai. Non c'è mai nessuno che dice, guarda, stiamo sbagliando, c'è questo problema. No, no, no e no. Dopo il derby non si è sentita una dichiarazione, Paolo. Lasciamo perdere Scaroni, che quello parla soltanto per i cazzi suoi. Nessuno si presenta davanti a sti cazzo di microfoni. Poi si sente Pioli ha litigato con Teo. Secondo me è vero. Ma noi dobbiamo andare avanti a supposizioni. Adesso queste cose qui sono cose di spogliatoio, si tengono nello spogliatoio, va bene. Ma cazzo, ma sugli infortuni e sul rinnovo, ci volete dire qualcosa sul rinnovo di Leao? Perché alla fine solo quello manca, che è il più difficile, stranamente il più difficile, manca solo quello. Perché il Milan, se non arriva in Champions, quei soldi lì a Leao non glieli può dare, non glieli vuole dare. È per quello che Leao allora sta in panchina. Cosa avete fatto? Avete gettato la spugna già a febbraio? Io non ci voglio non ci voglio neanche pensare a questo, eh. Non ci voglio neanche pensare. Parlate chiaro. E adesso è rimasta una sola finestra di mercato dove poter vendere Leao e farci qualche soldino. Dopodiché farà la fine di Skriniar. E che cazzo. Minchia, mi sono innervosito tutto d'un tratto. Giuro, non volevo fare un video sfogo. Allora, parliamo della situazione Teo e Pioli. Secondo me è successo qualcosa e ci sono stati anche degli episodi clamorosi. Scusate, ma non so che cazzo c'ho. Fatemi bere. Mi è venuto il nervo. Allora, è chiaro che dopo la partita contro la Roma qualcosa sia successo. Io non ho dubbi. Perché la partita dopo con la Roma è stata Lecce-Milan. Teo Hernandez è stato sostituito al 45esimo. Primo episodio. Vabbè, Riyad doveva giocare per forza. Dopo c'è stata la partita a Roma con la Lazio. Teo Hernandez, per un fastidio, non è stato neanche convocato. E contro il Sassuolo cammina. Quindi, secondo me, Teo Hernandez ha scaricato. Ah, bello che ha scaricato Pioli. Su questo, secondo me, non ci sono proprio dubbi. Leao, ho visto che ha fatto un retweet, un mi piace, su un discorso anti-Pioli. Più di così, ormai si parla coi social, i calciatori parlano coi social, non parlano davanti alle telecamere ma parlano coi social. Questo ha messo il retweet a una cosa a una cosa contro Pioli, quindi praticamente i nostri due giocatori più forti hanno scaricato l'allenatore, Leao e Teo Hernandez. Ma non pensate mai che nonostante ci siano questi problemi Pioli vada via, perché Pioli fino alla fine della stagione rimane qua. È inutile che fate sempre, io vedo tanti che fanno il video chi mettere al posto di Pioli, chi prendere al posto di Pioli. Pioli fino a fine stagione, levatevelo dalla testa. Possiamo anche continuare a perdere 10 partite. Questi l'hanno detto, non vogliono avere un dipendente a libro paga che sia disoccupato, tra virgolette. Non lo vogliono avere, loro pagare gente, già fanno fatica a pagare, a fare gli aumenti alla gente che comunque gioca nel Milan. Ma voi immaginatevi avere secondo loro due allenatori, uno che stava come fece Spalletti con l'Inter, che piuttosto di andare a allenare da un'altra parte si gode i suoi 2 anni di contratto, bello, tranquillo, in mezzo ai vigneti del suo paese, andare da mangiare alle oche. Non le vogliono queste cose qui. Quindi levatevi dalla testa che Pioli va via prima di giugno. A giugno, se non viene centrato l'obiettivo Champions, poi dopo sono da fare altre valutazioni. Secondo me poi dopo l'esito sarà scontato. Ma io voglio sapere, noi esigiamo che la nostra squadra, che la nostra società sia chiara, trasparente con noi tifosi. Lo esigiamo, perché ce lo meritiamo, perché noi ogni volta quel cazzo di stadio lo riempiamo. E anche in queste partite dove stiamo facendo triplamente cagare, lo riempiamo sempre quello stadio. E noi vogliamo chiarezza. Non che nessuno si prende la propria responsabilità. Perché dopo il derby va a parlare Pioli perché ce l'ha di contratto e poi si è presentato Krunic ai microfoni. Krunic. Che cazzo è Krunic? Che gli andava bene quando giocava nell'Empoli. Figuratevi adesso mia. Nulla contro Krunic. Nulla contro Krunic. Però non è un giocatore da Milan, cioè proprio, cioè non mi sembra di dire neanche una novità. Krunic, Messias, Gabbia,
Cioè, io mi immagino la rivoluzione che ci dovrà essere quest'estate, perché di rivoluzione si parla. Di rivoluzione si parla. L'attaccante lo devi comprare e l'ala destra lo devi comprare. Che sì, forse un giorno lo riusciremo a sostituire. E un, no, il portiere, il secondo portiere l'abbiamo già comprato, va bene. Kier è quasi un mezzo ex giocatore. Un terzino Viceteo lo vogliamo comprare. E questi qua fanno fatica a fare anche i prestiti. E noi dobbiamo andare avanti per supposizioni. No, forse è successo questo, no, forse è successo quello. Cioè, state proprio cannando tutto, 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 tutto. L'anno scorso era bello perché nessuno parlava, ma le cose andavano bene in campo. Adesso che le cose vanno di merda in campo, tutti questi problemi salgono a galla. Ma c'erano già da prima. Scusate lo sfogo, guarda, spero che lo possiate condividere in tanti. Perché veramente non era programmato, giuro che non era programmato. Vabbè. Domani farò un video dove non parlerò di Milan. Domani farò un video, come avevo pronunciato nella conferenza pre-derby, dei risultati del fantacalcio di questa giornata, perché è una cosa che voglio portare avanti. Io vi saluto a tutti. Continuate a iscrivervi al canale, mi raccomando, sennò il prossimo sfogo è con voi, Scherzo, ciao ragazzi. Un bacio a tutti, iscrivetevi, mettete mi piace e condividete.